Oggi inauguriamo una nuova rubrica, interviste a personaggi, cantanti, direttori d'orchestra, registi del mondo della lirica. Oggi cominciamo con un'intervista a Veronica Simeoni, che abbiamo incontrato a Roma quando ha cantato quest'estate alle Terme di Caracalla, Carmen. Un'intervista che verterà su questi argomenti, sulla sua interpretazione di Carmen, sul suo modo di sentire Carmen, su un disco di arie francesi che ha presentato, che ha inciso durante la pandemia, al quale Veronica Simeoni è molto legata, e poi parleremo anche del suo ultimo debutto, Didon, nelle Troyennes di Hector Berlioz, che sta cantando in questi giorni a Colonia e che io andrò a vedere tra pochissimi giorni e poi vi riferirò. Intanto ascoltate questa intervista. A presto. Visto la Carmen la prima volta che l'ha cantata qui a Roma nel 2017. L'ho rivista pochi giorni fa in questa produzione, la stessa con la regia di Carrasco, datata 2022. Ho notato un'evoluzione del personaggio dal 2017, soprattutto dal punto di vista musicale. È stata una mia così intuizione o realmente c'è un'evoluzione del personaggio Carmen, che è un personaggio che lei probabilmente canta molto? Diciamo che il ruolo di Carmen forse è il ruolo che ho cantato di più in assoluto in questa mia carriera, quindi diciamo che ce ne sono state di molte, sia come produzioni che come cambi di cast, che come registi, come scenografie, come costumi, quindi è l'opera di cui posso parlare con più, come dire, con più competenza. Quindi c'è un'evoluzione assolutamente che va di pari passo anche con l'evoluzione della cantante Veronica Simeoni. Quindi voglio dire, la Carmen si identifica con me e io mi identifico con la Carmen e come cambia Veronica, cambia Carmen. L'evoluzione è data senz'altro dalla maturità mia, sia dal punto di vista vocale che interpretativo che personale. Quindi c'è una commistione, diciamo, di eventi che fa sì che lei veda, come dire, due Carmen diverse dal 2017 al 22, anche avendo la stessa produzione. Quindi la cosa è ancora più evidente, mi fa ancora più piacere perché il confronto non avviene su due, diciamo, produzioni diverse, con regie diverse, ma con la stessa. Quindi l'approfondimento che nota è molto gradito, quindi significa che il lavoro che ho svolto fino adesso, che le Carmen che ci sono state di mezzo fra il 17 e il 22, hanno portato anche a un risultato diverso, a un cambiamento che sicuramente accetto come dire, con positività e mi arricchisce. Dal 17 al 22 ce ne sono state diverse, nonostante la pandemia, due importanti sono state sicuramente una a Sydney, proprio poco prima della pandemia, a febbraio del 20 esatto, e poi l'ultima che ho fatto è stata la Tragedia dei Carmen a Sassari, che
che diciamo ha avuto anche un'altra svolta, perché l'opera non era esattamente la stessa, ma ha arricchito con altre cose, quindi erano solo 4 personaggi in scena principali e abbiamo fatto un lavoro più di approfondimento sul personaggio, e forse anche questo ha portato a questa Carmen di Valentina Carrasco e di Jordi Bernaser ancora più ricca. Ovviamente il cast è diverso, quindi mi sono relazionata con altri colleghi, ero l'unica, diciamo, senior, l'unica antica. Approcciare la stessa produzione è interessante perché porti del nuovo, perché ogni volta Carmen porta del nuovo, perché Carmen non è un personaggio che può essere imbrigliato, è un archetipo e quindi è una, come dire, è una fonte di inesauribile di invenzione, di sentimento, di, come dire, passione, ecco, passione forse è il termine più giusto rispetto a questo personaggio che incarna la massima libertà. Io ho notato un'evoluzione soprattutto musicale, nel senso che il suo canto si è fatto più naturale, più semplice. Nella Banera non era la Carmen classica che voleva essere seduttiva ad ogni costo, ma era la Carmen che presentava agli uomini in palcoscenico, ma al pubblico, il suo modo di sentire con la naturalezza che veniva proprio dalla musica. In questo l'ho trovata molto francese, molto opéra comique. Sì, questo fa parte di quel lavoro di cui parlavo prima, di come dire, quasi lavorare per diminuzione più che per aggiungere qualcosa. Io personalmente sto lavorando sulla semplicità, su quello che è Veronica nella sua essenza. Per questo aderisco al personaggio, come dire, nella maniera più naturale possibile, e credo che questo arrivi al pubblico. Sovraccaricare o arricchire il personaggio con sovrastrutture o con idee o portando preconcetti o portando tradizioni, secondo me è un lavoro troppo antico, troppo riferito al passato. In questo momento ho bisogno io, ma credo che ci sia bisogno di essere veri, essere reali, essere consapevoli dei propri mezzi, sia come limite ma anche come aggiunta, diciamo, come plusvalore. E questo è quello che ho portato in questa occasione in Carmen. Ho portato Veronica nella sua natura, nella sua essenza, e cercando di liberarmi appunto come Carmen da tutti gli stereotipi possibili del personaggio, perché questo è quello che mi ha sempre fatto paura in un personaggio così, e il pubblico doveva confrontarsi con lo stereotipo di Carmen e vederlo in me. Bene, ho cercato di togliere tutto questo e di far vedere solo quello che era entrato nella natura di Veronica e portarlo come Carmen. Quindi questo lavoro, come dice lei, musicale, di approfondimento, è stato in questo senso. Anche la voce è diventata più naturale, ma è diventata più mia, senza, come dire, senza modificare timbri oppure cercare di fare il suono più vellutato, più scuro, più è come è. È nella parola, è in quello che dico, e quindi l'espressione è naturale perché è quello che sto dicendo in quel momento. Non è un la Banera non è una cosa seduttiva, la Banera è quasi una canzoncina che tutti conoscono, che tutti vogliono sentire. Carmen è questo all'inizio, non ha bisogno di sedurre nessuno, perché è la seduzione, incarna una donna bella, ovviamente piacente, perché è questo quello che è, ma senza sovrastrutture e senza dover recitare qualcosa che non è, ecco. La
Oh.